Capita spesso, nel corso delle molte avventure che viviamo nei videogiochi o assorbiamo tramite serie televisive, anime e affini, di incappare in elementi in cui ci riconosciamo. Simbologie, situazioni, luoghi e persone possono ammaliarci e sembrare quasi che per casualità riflettano almeno in parte noi e le nostre esperienze di vita. Spesso è una sensazione figlia di una precisa ricerca dietro l'intera opera che ci viene proposta, ma non è sempre così. A volte succede semplicemente perché l'autore o uno degli autori responsabili di quell'opera ha in comune con noi qualcosa, magari la percezione della realtà o uno specifico punto di vista. La cosa splendida di questo fenomeno è come riesce, nonostante l'ovvia assenza di reciprocità, a farci sentire un po' più compresi e quindi, grazie a ciò, un po' meno soli nel mondo. Chi segue il mio canale avrà ormai capito che, nonostante le mie serie preferite di videogiochi siano piuttosto facili da indovinare, ci sono molti altri media esterni che influenzano la mia filosofia di pensiero. E a volte capita di collegare in questo modo cose lontanissime tra loro, magari per una matrice morale nascosta in molteplici narrazioni. È in questo modo che mi sono ritrovato ad affiancare, per l'elemento che è tema di questo video, tre creazioni estremamente diverse. Il videogioco Nier Replicant, un personaggio specifico di Naruto ed una serie televisiva recuperata ad anni di distanza su graditissimo consiglio altrui, Hannibal. Va detto che l'abbinamento potrebbe senz'altro funzionare con tanti altri elementi, che siete anzi invitati ad indicare, già che trovo comunque il comune denominatore molto prezioso. Per quanto ambisca ad usare il canale anche per spaziare su tematiche differenti, seppur collegate all'universo videoludico, come possono essere appunto libri, serie televisive o anime, non intendo davvero iniziare a farlo con un prodotto complesso come Hannibal o vasto come Naruto, soprattutto in un video così breve. Però gli spunti di riflessione si possono trovare nei posti più sperduti e mentre preparavo uno dei testi per la collana di video proprio su Nier Replicant, nel ragionare su uno dei temi morali più importanti del gioco e sulla figura di Kainé, mi sono reso conto che una parte di quel che c'era da dire in merito riguardava anche altri ambiti, oltre direttamente a molti di noi, persino al di fuori dei contesti immaginari che seguiamo. Uno dei temi più importanti di Nier Replicant è l'accettazione. Il pittoresco gruppo che compone il gioco non potrebbe essere più diverso, nei caratteri e nella natura. Un ragazzo idealista col peso del mondo addosso, un libro parlante dai ricordi inestimabili quanto perduti, una gentile spadaccina violenta e sboccata, e un potente essere millenario con l'atteggiamento di un bambino. Nonostante tutte le loro differenze, stringono un legame di incredibile intensità, acquistando un'intesa reciproca quasi perfetta pur nella loro totale asimmetria. Sappiamo quanto a fondo si potrebbe scavare oltre a questa analisi superficiale, ma non siamo qui per questo. Piuttosto, ad osservare come il tema dell'accettazione ne accompagna un altro, quello della comprensione. Se siete tra i fortunati che hanno accanto a loro qualcuno che li comprende perfettamente, forse non saprete di cosa sto parlando, perché non conoscete semplicemente una realtà differente. Ma a volte si nasce e si cresce con la sfortuna di non appartenere alla propria cerchia sociale, vuoi per una peculiarità di carattere, vuoi perché semplicemente non si ha niente in comune con gli altri amici o a volte persino parenti. O magari per una diversità che inizialmente non ha a che vedere con il carattere, ma che per la discriminazione che fa subire e soffrire porta comunque a maturare in una direzione diversa dalla massa. Maturazione che a sua volta potrebbe rendere ancora più distanti da come si era inizialmente, forgiando qualcosa di unico. Questo è il modo in cui si formano personalità per l'appunto uniche. A volte intriganti, a volte pericolose, ma sempre, invariabilmente, piegati da un problema terribile, quella che io ritengo essere la più autentica forma di solitudine. La sensazione che nessuno sappia chi sono realmente. Sentirsi fuori posto potrebbe costringere poi ad una di due scelte, entrambe pessime. Piegare la propria persona al conformismo o essere marginati dal bisogno di mantenere la propria individualità, non solo intimamente, ma anche esteriormente. Conformarsi permette di avere la compagnia del prossimo, ma questo a volte accentua per assurdo la solitudine. Vivere così da vicino la distanza che ci separa da qualcun altro finisce a essere un promemoria di quanto incompresi siamo realmente. Per rimanere nel primo contesto a tema del video, Kainé non ha mai avuto nessuno dopo la perdita della nonna Kali.
ha provato il più forte senso di solitudine che si possa avvertire in questo mondo, e solo Tiran, l'ombra che la accompagna e la tormenta, è stata la sua unica salvezza per un lungo periodo. Per assurdo, anche se sono inizialmente e idealmente nemici, è stato in una certa misura in grado di capirla. L'unico vero testimone della sua persona. Quando finalmente viene trovata e inclusa nel gruppo di Nier, per ridicolo è proprio l'ultimo elemento ad entrarci, ovvero Emil, ad essere il primo con cui trova davvero un legame di comprensione. Dopotutto, anche Emil aveva solo una persona a lui cara. Anche Emil è rimasto solo per un tempo incommensurabilmente lungo. E anche Emil ha i suoi motivi, non per forza giusti, ma comunque riconosciuti, per sentirsi un mostro, prima e dopo lo skip temporale, fisicamente e non. È plausibile che Nier sia l'ultimo a riuscire a capirla davvero, e il modo in cui accetta con ovvietà la sua reazione ad un lutto dà un indizio che l'abbia effettivamente fatto, ma potrebbe anche essere che non sappia comprenderla profondamente tanto quanto gli altri due. Dopotutto, l'amore non si muove solo sui binari della comprensione reciproca. Kainé trova degli amici. Non vedono il mondo come lei, ma la rispettano e le vogliono bene. Nier l'apprezza, Emil ha delle particolarità che lo fanno sentire affine, e Weiss risponde a tono alle sue battute perché è in sintonia con l'umorismo della donna. Chiudendo la parentesi sui personaggi di Nier Replicant, se l'accettazione è il messaggio migliore che se ne può trarre, la comprensione è la scintilla che accende l'intensità dei loro legami. Spostiamoci adesso su Hannibal. La serie costruisce il suo spettacolo sul palco in molti modi unici e originali e colleziona degli attori e dei ruoli quasi mai inutili e quasi sempre d'eccellenza per giocare nell'incontro, scontro, duello, corteggiamento e approfondimento di due cardini, fondamentalmente i coprotagonisti. Da una parte Will Graham, un consulente per l'FBI con un'empatia tale che insieme alle sue raffinate capacità di osservazione e immedesimazione riesce ad entrare nelle menti degli assassini attraverso le scene dei crimini che si sono lasciati alle spalle, così da crearne un profilo e aiutare nella loro cattura. Dall'altra, Hannibal Lecter, psichiatra incredibilmente efficace, nonché uomo di raffinata ed immensa cultura, ma soprattutto il serial killer conosciuto come il Chesapeake Ripper, almeno prima che venisse brevettato il noto nickname di Hannibal the Cannibal. Lo spietato quanto elegante cannibale di questa serie ha un modo di percepire il mondo e la gente che nessuno può capire. Qualcuno si avvicina a scalfirne qualche briciola, più che altro quando lui lo concede, ma in linea di massima si ritrova ad educare, manovrare e manipolare gli altri con abilità senza mai essere raggiunto realmente da nessuno. Una prospettiva terribile, in cui si vede così in alto nella scala evolutiva da considerare molte persone degne soltanto di diventare cibo da consumare alla sua tavola. Al di là dell'evoluzione tra i due personaggi e del rapporto tra di loro che dà motivo e intensità all'intera serie, anche qui la scintilla che fa avvampare questo legame di odio e amore, voluto o meno che sia, doloroso o emozionante che possa rivelarsi, è la comprensione reciproca. Oltre la loro più pallida immaginazione iniziale, considerando contesto e situazioni nei ruoli opposti che vestono. Entrambi cambiano, ognuno a modo suo, così come si spostano persino le loro priorità, non appena si rendono conto di aver incontrato qualcuno che li vede per quello che sono. In inglese l'espressione è magnifica, I see you, io ti vedo. Non nel senso dello sguardo, naturalmente, ma in quello della comprensione della persona. Vedo come sei realmente. Capisco perché fai quello che fai, senza nemmeno che tu debba spiegarmelo. Hannibal trova qualcosa di diverso da un amico in Will. Qualcuno che riesce così tanto a leggere i suoi intenti e la sua filosofia di pensiero da potersi trasformare in lui quando rivive gli omicidi che ha commesso. E al di là delle evoluzioni del rapporto tra i due, ovviamente l'ideologia di quello per così dire buono della coppia non può coincidere con quella del serial killer a cui la serie è titolata. Eppure, per Hannibal tanto basta, almeno all'inizio. Già solo essere capito per lui equivale ad essere apprezzato. Vedere che la finezza del suo agire passa inosservata perché agli occhi di un mondo superficiale lui è semplicemente un pazzo cannibale lo fa sentire segretamente svilito. Perché capire non significa giustificare, a volte neppure per forza accettare, anche se in realtà appare l'evoluzione naturale della cosa.
piuttosto significa comprendere cosa c'è dietro, perché c'è e cosa andrà a crearsi senza nemmeno il bisogno di una parola in più. Improvvisamente non sono più soli come per forza di cose si sono sentiti per tutta la vita, non per la semplice compagnia fisica e verbale di un altro individuo, ma perché quell'individuo è l'unica persona che vede realmente cosa ha dentro l'altro. In un certo senso, attraverso i loro occhi, hanno la prova di esistere. Collegandoci a questo concetto e guardando ancora più indietro di Hannibal e Near Replicant, possiamo trovare la stessa idea riciclata spesso e con troppi personaggi nella trama di Naruto. Ma l'esempio più vivace di questa filosofia, e che personalmente ho trovato più profondo, è nell'interazione tra il giovane Uzumaki e Gaara del deserto. Quando Gaara appare durante la storia di Naruto, dall'esame di selezione dei Chunin in poi, ci vengono dati indizi e flashback per capire il passato che l'ha reso l'apparente sanguinario che ci viene presentato. Mentre era ancora nel grembo materno, era stato sigillato in lui il Cercoterio Shukaku, il tasso della sabbia, il cui confinamento durante la sua nascita aveva richiesto il sacrificio della donna che lo mise al mondo. Orfano di madre e con un padre più arido della sabbia attorno al villaggio, il ragazzo si affeziona allo zio Yashamaru, convinto di potersi appoggiare unicamente a lui. Questo finché non lo scopre a cercare di ucciderlo, assecondando un ordine che faceva apparentemente leva sul suo rancore per la morte della sorella, la madre di Gaara. Privo delle spiegazioni e delle rivelazioni che conoscerà solo in età adulta, il ragazzino perde ogni fiducia nel prossimo, e la sua caduta nella più profonda solitudine arriva a ritmo feroce e ad età davvero troppo giovane. La presenza di Shukaku che cerca di possederlo al primo tentativo di dormire e che non lascia mai riposare la sua mente continuando a riempirla di mormorii d'odio è la tortura finale con cui cresce il futuro della sabbia. Come il deserto appare immensamente vuoto e spietato, così viene rappresentato Gaara, che trova infrante tutte le speranze di venire accettato da un villaggio che lo teme come la morte ed essere amato da chiunque possa conoscerlo un minimo. La prova della sua esistenza diventa la ferocia con cui può imporsi sugli altri, strappando le loro vite per dare valore e significato alla propria. L'incontro con Naruto è determinante per la sua vita, perché l'orfano con la volpe a nove code sigillata dentro di sé conosce la perdita dei propri genitori e sa cosa significa crescere senza una famiglia, in mezzo agli sguardi diffidenti e freddi di un villaggio che, come sempre accade, disprezza e teme il diverso. La differenza che rende Naruto se stesso e gli impedisce di diventare come Gaara è la fortuna che ha avuto nell'incontrare persone che lo accettassero, accogliessero come fratello, rivale o compagno e scacciassero via le nubi della solitudine dal suo cammino. Iruka primo fra tutti, Sasuke poi, per altri filamenti ancora di comprensione reciproca al culmine della rivalità, Kakashi e Sakura subito dopo. Gaara è ciò che sarebbe diventato Naruto senza tutti loro. E Kishimoto ce lo mostra in un paio di pagine molto semplici, ma altrettanto intense, prive di dialogo e ciò nonostante tra le più memorabili che mi colpirono. Perché Naruto è la scintilla che cambia Gaara? Ho sempre pensato che non fosse stato il potere della forza dell'amicizia, come Sora che lo lancia un po' a tutti, né il fatto che Naruto fosse una forza travolgente capace con la sola esistenza e forza di volontà di modificare le menti e i comportamenti di chi gli sta attorno. Piuttosto, ho sempre trovato fosse stato per la comprensione reciproca. Gaara si è sentito capito per la prima volta al mondo e di conseguenza ha cominciato a capire Naruto di rimando. E se qualcuno che poteva capirlo così bene gli mostrava una via alternativa al terribile buio in cui era rinchiuso lui nella sua solitudine, valeva la pena di ascoltarlo. Immaginate di passare buona parte della vostra vita con questo vuoto e trovare improvvisamente qualcuno che vi vede e vi comprende. Scoprirete di avere un bisogno praticamente compulsivo di quella persona nella vostra vita. I vari esempi sono aspetti molto diversi dello stesso concetto, ma che ne mostrano la polivalenza e in linea di massima ci raccontano che l'impatto di comprensione ed empatia possono guarire ferite che nient'altro è in grado di ricucire. Chi sa scrivere simili personaggi è qualcuno che ha sentito sulla propria pelle quella solitudine e ha fantasticato di poter trovare, o forse è stato così fortunato da trovare davvero, chi poteva riconoscere e capire chi era. In conclusione, vi invito ad osservare bene la scrittura di certi personaggi
e di andare oltre alla superficialità di una morale della società che ci porta al disinteresse e quindi incoraggia l'incomprensione. Se si è capaci di guardare oltre alle azioni, fino al pensiero che le scatena, si scopre a volte che c'è un perché molto più interessante delle noiose insensatezze etichettate dagli altri.